rossa. Perfetto, la registrazione è in corso. Buongiorno a tutti, sono le 9:10, procediamo con l'appello. Chi ha bisogno della certifica, cortesemente lo chiede. Grazie a Giuseppe. Presente. Vedo Luca. Presente. Burzo Adriano. Presente. Corrente Giulio. Buongiorno, presente, giustifica, grazie. Cugunato Piero. De Iuris Massimiliano. Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Sotillo Antonio. Buongiorno, presente, giustifica, grazie. Perfetto, se vogliamo procedere, ho inviato ieri per mail il verbale della scorsa commissione. Ok, allora constatato che il numero legale c'è, passerei subito al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale del 13 gennaio 22. Allora chiedo ai consiglieri se ci sono delle eventuali modifiche da effettuare o se non lo diamo per approvato. Allora possiamo darlo per approvato. Perfetto. Ok, allora passiamo al punto 2 invece, che è il punto clou invece della seduta di oggi, che è l'analisi della situazione turismo con la tracciatura delle linee guida per l'intervento politico nel settore turistico e fieristico congressuale causa Covid pandemia. Allora, cosa è l'intento? Oggi pomeriggio, come noi tutti sappiamo, siamo stati chiamati anche in consiglio municipale per parlare proprio della situazione pandemica, in questo caso con grosse problematiche per quanto riguarda il settore turistico. Possiamo dire che ha colpito tutto, quindi non solo il turismo, anche il commerciale, quindi come nostra commissione siamo un po' la commissione che tratterà in quasi tutte le maniere sempre questa problematica della pandemia, perché anche il commercio, ma anche tutto quello che riguarda le attività sportive e anche gli eventi in realtà hanno avuto grosse problematiche proprio dovute alla pandemia. Allora, però adesso noi abbiamo convocato questa commissione ristretta solo a questo argomento, perché penso che, poiché c'è oggi pomeriggio anche un consiglio municipale tematico su questa situazione, sia giusto anche nella nostra commissione trattarla e quindi dare poi una linea poi da creare un ordine del giorno condiviso, il più possibile condiviso, e dare una linea poi per trattare poi oggi pomeriggio in consiglio municipale, dove avremo anche la presenza dell'assessore onorato, un assessore competente per questo, quanto riguarda il turismo, e quindi è bene arrivare lì con un ordine del giorno bello ricco, in modo da far presente all'assessore, quindi che poi porti all'Assemblea Capitolina, quindi alla Giunta Capitolina, poi le problematiche che riguardano poi anche il nostro territorio, strettamente il nostro territorio, che è un territorio in cui, visto gli aspetti, è un territorio molto variegato, il nostro, va da tutto quello che potrebbe essere il turismo e lo sviluppo del turismo naturalistico, enogastronomico, fino ad arrivare invece a un turismo più storico, monumentale, come la zona dell'Eur, la parte centrale dell'Eur, ma anche museale. Noi ricordiamo abbiamo due musei sul territorio, anche se ormai da anni dimenticati. Mi ricordo che nel 2009-2010 portavamo come scuola portavamo i ragazzini ai due musei lì all'Obelisco, ma ormai non abbiamo avuto più inviti, ma credo che non siano più aperti da diversi anni questi due musei, alcuni per ristrutturazione, alcuni per cosa, però in realtà non sono mai più stati riaperti. Avevamo anche il grosso abbaglio di questa apertura imminente. Io mi ricordo nel 2008, quando sono arrivato in questo municipio, dell'acquario di Roma, che mai è stato poi aperto, era sempre imminente un'apertura, ma al momento ancora non è aperta, quindi è un'altra cosa da trattare, penso, la nostra commissione, e poi da portare anche al municipio. Poi possiamo parlare anche del polo congressuale. Noi ricordiamoci, abbiamo la Nuvola che dopo tanti anni di investimenti finalmente ha visto la luce, ma ha visto la luce forse in un periodo un po' sbagliato, perché
alla fine si è trovata subito dopo l'apertura, si è trovata subito dopo la pandemia, quindi eventi ne sono stati pochi, forse contingentati, veramente pochi gli eventi che abbiamo fatto lì, quindi non è che ha avuto un grosso impatto sul nostro territorio per quanto riguarda un benefit turistico. Abbiamo tanti alberghi, tante catene alberghiere, oltre all'albergo piccolo, Bed and Breakfast, abbiamo tante catene alberghiere come Novi Hotel, Ibis, abbiamo, doveva essere imminente apertura anche mi sembra dell'Hilton, che sta lì al quello dei congressi, che sta sempre verso la zona della Nuova, la zona centrale. Cioè, abbiamo tanti alberghi, anche catene alberghiere, che hanno investito su questo territorio, che è un territorio particolare, che è prossimo 6-7 chilometri. Noi siamo al centro di Roma, quindi nella parte pulsante storica di Roma, quindi è anche una zona ideale per soggiornare, per poi spostarsi poi verso il centro, ma rientrare in una zona un po' più tranquilla e un po' più rilassante anche per il turista. Siamo nella zona centrale anche per quanto riguarda il turismo, che può collegare Roma, la capitale, al mare. Noi ci troviamo nella zona centrale, ci troviamo a metà strada tra Roma, tra il centro di Roma e Ostia. Anche lì è un settore da sviluppare assolutamente, perché al momento non è possibile che una città come Roma, che ha il mare, il turismo sia solo concentrato sui monumenti oppure sulla parte invece congressuale o ecclesiastica, come vogliamo chiamarla, più religiosa, un turismo più religioso, e invece lasciare fuori la nostra costa, che sì, è stata deturpata negli anni da abusi, da macelli, criminalità che soccombe sulla che gira la nostra Ostia, ma deve essere assolutamente recuperata quella zona, perché è importante. E noi anche in questo ruolo potremmo giocare un ruolo importante come municipio, perché ci troviamo giusto a metà, e quindi potrebbe essere anche qui potrebbe essere un ruolo importante per la nostra per il nostro municipio. Quindi ho enunciato un po' più o meno i punti forti, ma anche che assolutamente devono decollare per dare un senso al turismo, al nostro municipio. Quindi è stato elaborato grazie anche al supporto dei capigruppo, quindi anche al supporto di, ne abbiamo qui, abbiamo tre capigruppo, mi sembra, no, quattro capigruppo all'interno della nostra commissione, che hanno lavorato a un documento diviso che poi abbiamo portato, ed era giusto così portarlo all'interno della nostra commissione, e dare poi un'ultima lettura, un'ultima modifica da parte della commissione, per rendere poi questo ordine del giorno completo da portare poi oggi pomeriggio. L'ordine del giorno non so se è stato recepito e letto da tutti. Io vorrei iniziare una discussione su questo ordine del giorno, quindi anche su eventuali modifiche da apportare, quindi prima devo capire se è stato recepito da tutti, e poi passiamo invece alla fase successiva, quella della discussione, e poi eventuali modifiche da apportare. Quindi chiedo prima se tutti i consiglieri hanno avuto modo di leggerlo, approfondire questo documento che è stato condiviso nelle varie chat dei capigruppo. Giuseppe, scusa, qual è la copia finale? Cioè, si può rimandare? Allora, io c'ho una che mi ha girato Adriano, che posso girarla a voi tutti tramite il broadcast, ve lo giro. Però c'è da dire una cosa, fondamentalmente, che la copia finale più o meno era quella che avevamo mandato sulla chat ieri, poi adesso ieri sera invece... Cerisola dice di essere generici sui luoghi, perché se uno mette Roma 2 massimo, perché non mettere pure i negozi all'Europa? Non lo so, quindi il punto è entrare sullo specifico dei vari luoghi che vogliamo pubblicizzare o rimanere generici. Questo secondo me è il punto dirimente, perché passiamo dal... Allora, Adria, scusa. Ho inviato a tutti su WhatsApp il link per entrare in Google Drive, dove è condiviso il documento. Sì. È arrivato a tutti? Sì. Se sono state applicate delle piccole modifiche e cose simili, ragazzi, se magari possiamo fare 5 minuti di pausa, così gli ridiamo una letta a tutti. Io non lo so se magari tutti... Sì, sì, no, ecco perché ho detto possiamo anche leggerlo un attimino e capire un attimino. Scusa, sì. Mi interrompo, ma il discorso è,
Su questo documento che ha mandato adesso Giuseppe siamo tutti d'accordo, tranne Cucunato che diceva rimaniamo, scusami no Cucunato, Cerisola, chiedo perdono Piero. No, è Cerisola. Tranne Cerisola che diceva rimaniamo sul generico, non indichiamo nessun luogo per non scontentare gli altri, perché in questo documento come vedi c'è scritto di Euroma 2, di Massimo e lui dice Cerisola, perché non mettere allora Via l'Europa o altro, quindi... Diciamo che la discussione più o meno verte su indicare luoghi precisi, tipo il Divino Amore per quanto riguarda la sacralità del Giubileo, oppure no, il Sentiero di Lussa, oppure rimanere generici. Questo è il punto di rimente, secondo me. Comunque leggiamolo e poi vediamo. Allora, io penso che... Così abbraccio, ha ragione. Sì, però io non mi terrei... Io cercherei di fare un documento comunque che sia condiviso, perché è un argomento che un po' ha unito un po' tutte le forze politiche in questo documento. Quindi io potremmo utilizzare quella frase che dice, quando parliamo dei documenti in specifico, possiamo mettere che è un esempio, ma non... indicativo, possiamo trovare una formula così da aggiungere sopra quando enunciamo un po' i luoghi che tutti hanno inserito, quindi potremmo fare così, rimanere così su questa parte quando andiamo a enunciare nello specifico, entriamo nello specifico in modo da un po' accontentare tutti. Però io direi un attimino di dargli una lettura, perché tolta la prima parte, che è la parte che grazie anche al supporto della consigliera Canale, che non è in commissione, ma ha voluto mettere comunque un grosso supporto alla stesura di questo ordine del giorno, tranne la prima parte, che è premesso che lì ci sono tutte cose che dove si parla del MISC, del meeting, le varie convenzioni, regioni, regione comune, la convention bureau, si parla la convention bureau, queste sono tutte cose che troviamo tranquillamente nei vari accordi che sono stati siglati dal 17 in poi, dal 16 in poi, tra la regione e il comune, e anche la creazione poi di questa convention bureau che si occupa proprio nello specifico proprio del turismo e anche del turismo per quanto riguarda congressuale. Quindi potremmo iniziare, se vogliamo possiamo darci un 5 minuti, 10 minuti di sospensione per leggere la parte e anche le ultime modifiche apportate, e poi casomai 5 minuti lasciando logicamente la commissione aperta, quindi senza agganciare la commissione, ci prendiamo 5 minuti, la leggiamo e poi tra 5 minuti ne discutiamo nel particolare, se non l'avete letta. Insomma, per me si può anche iniziare già a discutere posso l'ordine del giorno, non l'ho avuto. Consigliere, l'ho inviato sul broadcast. No, se me la può mandare via mail. Ah, via mail, sì, tanto io ce l'ho nella mail proprio, quindi sì. Te la invio adesso. Grazie. Subito. Grazie. Mi può dire la mail, consigliere, un attimino, perché non l'ho memorizzata. Sì, punto cucunato, chiocciola libero. Inviata, consigliere. Ok, arrivato. Allora ci diamo questi 5 minuti un attimino per la lettura di tutti i consiglieri e poi ci aggiorniamo tra 5 minuti, va bene?
Quindi è 30. Perfetto. Ok. Eccomi, Massimiliano. Questo qui adesso va bene, questo è quello finale, no? Sì. Sì, è quello che era stato condiviso, sì. Poi adesso ci risola, dice di... Ah! Era gastronomico? No. Ah, ok. Adriano, hai il microfono aperto.
Allora, io direi di... sono il 31, quindi vogliamo riprendere la discussione sull'ordine del giorno? Sensire, avete tutto avuto in modo di... Sì. Sì? Avete tutto in modo di leggerlo? Consiglieri, ci siete tutti? Sì, Giuseppe. Sì. Allora, possiamo continuare la discussione? Allora, sì, consigliere Bedoni, può parlare, consigliere. Consigliere Belloni, mi si sbloccava, la mano, può parlare. Ah, sì, okay. No, mi si sbloccava, perdono. Allora, sì. Io ho dato una letta, vabbè, ci sono delle parentesi, punti e virgola che possiamo sistemare, ma proprio l'ultima cosa. Una cosa che secondo me andrebbe sistemata, se guardate, allora pagina 1... No, non c'è il limite delle pagine. Allora, no, non c'è il limite delle pagine. Considerato altresì che... Ma cioè, che punto? Considerato... Ah, sì, ok, vai. Andate giù il turismo culturale, il turismo nella città di Roma. In tal senso, nel municipio Roma 9 euro sono già stati avviati percorsi che vanno valorizzati, specifici del nostro territorio municipale, sperimentali, a mezzo... Secondo me scrivere app è un po' limitante, nel senso i sistemi promozionali del turismo sono molteplici e non sono strettamente legati solo ad app, cioè io direi a mezzo, lo metterei tra virgolette anche tra parentesi perché sennò distorce un po' la frase, cioè a mezzo app e sistemi tecnologici utilizzerei. Perché possiamo fare campagne SEO, possiamo fare direct marketing, sponsorizzate, promozionali, milioni di tipologie che secondo me rinchiudono. Quindi secondo me è una precisione che ci dà pure più serietà. Cioè metterei la parentesi prima di a mezzo app rimane ed altri strumenti tecnologici. Ma guarda, possiamo mettere, togliere completamente la parola app perché non è l'unica che agirà, penso, e che agisca nel mondo del turismo, e quindi mettere tramite i canali di diffusione in uso. Quindi non ci precludiamo nessuno e stiamo tranquilli su tutto. Sì, solo che a me non lo fa modificare, quindi io non riesco a modificarlo adesso. Così, mi sa, lo devo copiare, portare su un board e poi... Qualcuno credo che abbia la modalità modifica su Google Drive, forse Adriano? Adriano, tu hai la... Adriano? Consigliere Burgio? Sì, tu riesci a modificare... Scusate, mi dite quale pezzo stavate, che vi ho perso? Mi dite su quale pezzo stavate? Allora, consigliere De Iulis, considerato che, altresì che... Quando va prima dell'enunciazione dei due tour turistici dell'Euro, due tour tematici Laurentina, no? Subito il rigo sopra, in tal senso nel municipio Roma 9 euro sono già stati avviati percorsi che vanno valorizzati, specifici nel nostro territorio municipale, sperimentali a mezzo di app, quali? Io direi, con suggerimento del consigliere Bedoni, avevamo messo di inserire, invece mettere mezzo app, possiamo mettere... tramite l'utilizzo dei canali di diffusione, in modo che non precludiamo nessun sistema di diffusione. Sì, poi. Sì. Però io non riesco a modificarlo questo... Aspetta, sto provando io se esco da qua. Sì, se c'è qualcuno che lo modifica, ebbene, so, prendo gli appunti e lo modifico e poi ve lo giro, lo copio in un Word e poi ve lo rimodifico. Che roba.
E io per venire pure incontro un po' a tutti, visto che stiamo su questo rigo che è qui dove poi dobbiamo apportare la cosa, volevo mettere anche in via indicativa quanto riguarda quello che abbiamo specificato sotto, no? Perché abbiamo messo due tour tematici, questo, due tour, quella, potremmo mettere anche in via indicativa e non esaustiva, quindi così ci lasciamo anche aperto se vogliamo aggiungere altre cose poi in seguito, ma anche altre cose anche nel consiglio, se qualcuno del consiglio vuole aggiungere poi, vuole aggiungere prima di presentarlo qualcosina, ci lasciamo aperti. Ma anche no, noi non me lo fa modificare neanche a me, me lo apre in PDF, quindi com'è possibile modificarlo? Se ce lo giriamo, scusami, l'ho aperto, mi dite dunque a che punto stava, ci provo io, non so se me lo fa fare. Sì, in tal senso, allora devi andare nell'ultima parte, nella penultima parte, considerato altresì che, no? Quindi quando abbiamo messo in grassetto, devi arrivare nel punto in cui si parla di Roma 9 EUR. Sono già stati avviati i percorsi e poi c'è l'enunciazione sotto con i puntini di tutti i percorsi, capito? Aspetta, vado con il trova. Dimmi una parola, scusami Giuseppe, che sta lì. Sì, metti in tal senso nel municipio in Roma 9 EUR. Dal municipio Roma 9 euro, avviati percorsi, perfetto. Sì, quella là è. Allora, quindi volevi mettere, vediamo se me lo dove sta scritto municipale sul, del nostro territorio. Nel nostro territorio municipale sperimentali. Mezzo app. Possiamo anche non mettere a mezzo app. Come benissimo. Il consigliere che c'era Belloni, da... ma mettere a mezzo di. Come avevo suggerito, vi aspetto a mezzo di. A mezzo dei canali di diffusione in uso. Possiamo mettere poi tra parentesi me l'ha fatto modificare promozioni. Me l'ha fatto modificare, allora io però guarda Adriano, credo che sia un problema di come l'hai aperto, credo a secondo se vai sul link o sul documento, se te lo sei mandato via email, poi non so se sta col cellulare, però questo mi sembra che me l'ha cambiato, quindi se sono piccole cose ce l'ho davanti. Sì, il sì, sì, no, ma non penso che andiamo a cambiare delle grandi cose, quindi possiamo mettere, sì, mi dica consiglio. No, finisci Giuseppe. No, stavo sentendo, ho sentito uno che... No, stavo ero sentendo, io. Quindi se vuoi, quindi possiamo dare... questa la possibilità di modificare all'unico al momento che può modificarlo il consigliere De Iulis che poi dopo ce lo ricondivide a noi e gli diamo un'ultima rilettura e poi vediamo se è da approvare. Consigliere, io apporterei un'altra modifica. Sì, dimmi. Se Massimiliano è sul pezzo. Ci sono. Ok, allora se andate un po' più giù, cioè il passo successivo. Percorso dopo QR code? No, ancora giù. Sì. Dove? Il passo successivo dopo valutazioni. Ah. Siete tutti? Ah, ok, sì. Passo dopo valutazioni. Potrebbe essere? Potrebbe essere richiesta per la creazione del distretto turistico del nono municipio, che darebbe maggiore visibilità anche a livello nazionale allo stesso, aggiungerei, così da un punto di chiarimento, ma questo è il meno, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati che collaborano per il territorio e per portare vantaggi. Io non metterei alle imprese turistiche, ve lo spiego perché, metterei a tutti gli attori che operano nel turismo, poiché considererei il punto, e io ne ho invitate alcune sulla base di rapporti con le associazioni di categoria, delle guide turistiche, cioè le azioni volte a marketing e pubblicizzazione molto spesso aiutano anche quegli operatori come le guide che generalmente operano a partita IVA e quindi sono dei liberi professionisti del settore che per loro conto tramite sistema di blog o quant'altro vanno per l'appunto a incamerare lavoro. Dopodiché che fa la guida? Compra il biglietto, fa girare il sistema, ma per suo conto comunque sta operando un servizio e fa da
ambasciatore del territorio. Quindi secondo me, se noi modifichiamo per portare vantaggi, come avevo detto, sì, no, te l'ho scritto io agli attori che l'ho già cambiato, nel... guarda, a tutti gli attori che operano nel turismo, a tutti gli attori che operano nel turismo, l'ho fatto già, perfetto, grazie. Sì. Allora, per quanto riguarda poi successivamente, ci sono delle modifiche richieste da Cerisola. Dove richiedeva modifiche Cerisola? Allora, poco più sotto, dopo inizia il periodo, il progetto dovrà prevedere un servizio navetta, sotto, dopo planetario, lui avrebbe cassato visita naturalistica, enogastronomica con valorizzazione. Allora, visita, a parte visita naturalistica, no, cioè visite naturalistiche. Allora, visite naturalistiche... Ma anche di sentieri, forse, visite di sentieri naturalistici. Allora, no, visita naturalistica, ma sì. Allora, sentieri, io credo fine, no, vorrei interpretare il pensiero di Marco Cerisola, che ha cassato tutta la parte riguardante le visite delle riserve naturali, il fosso della Cecchignola, sentiero di Lussa, lui le avrebbe cassate queste qua, ma... posso immaginare, magari non so, non gli piace il sentiero Trilussa, no? La metto così, magari non è così, però io credo che visite sulle aree naturalistiche, invece, magari più in generale, senza entrare nello specifico, credo che vada mantenuto assolutamente. Sì, del territorio, visite naturali del territorio, quindi in automatico vanno tutte. Potremmo fare anche di più, potremmo mettere visite delle aree naturalistiche del territorio in via indicativa e non esaustiva, e denunciamo fosso della Cecchignola, sentiero Trilussa. No, possiamo anche rimanere sul vago, cioè, no, possiamo, vabbè, anche... No, per me decidete voi, a me va bene, a entrambe le cose. Era giusto per tenere tutti gli equilibri e mettere questa frase. Allora, noi potremmo mettere visite enogastronomiche, sì, con valorizzazione dei prodotti locali, visite naturalistiche, secondo me delle riserve, delle riserve naturali presenti, visite e basta. Naturalistiche nelle riserve, ok, e magari potremmo levare il resto, così sì, messo nel territorio, va bene, va bene così, o mettere quell'altra cosa e accontentiamo tutti, quindi come vogliamo fare, del meglio sono. Poi anche la stessa cosa lui la faceva nel shopping nelle migliori realtà commerciali come Euroma 2, Massimo, anche questo con lo stesso ragionamento lui lo voleva cassare. Possiamo mettere anche realtà commerciali tra Eur e Castello Romano, ok, e quindi va bene, diciamo, va bene. E quindi possiamo levare tutto il resto, quindi togliamo anche Giro Benessere, quella roba lì, no? Oddio, aspetta, Giro Benessere, mo dove sta? È subito dopo Castel Romano. O rimane. Ah, no, questo non, no, era anche iniziato, anche se questo riguarda più un discorso di spa. Consiglieri, sì. Possiamo sostituire Giro Benessere, sì, con Turismo, infatti, Leisure? Perché è più, sì, preciso. Sì, bravo, bravo, sì, perché Giro Benessere mi sembra. Sì, non è molto. Allora, ricerco. No, è sempre a fianco, giusto sotto, subito dopo. Dopo Castel Romano. Consigliere De Iulis. Cioè... Ah, sì, subito dopo, allora. Aspetta. Invece di Giro Benessere mettiamo... No, è che mi sono spostato, sono arrivato con ristoranti, aspetta, ritorno da shopping migliori in realtà come la Costa Roma. Ah no, mi sarà cancellato, ecco, Turismo Pleasure. Leisure. No, Leisure non lo conosco. No, Pleasure diceva. Ah, Leisure, tu dicevi. Pleasure o Leisure, non ho capito. Leisure. Ok. Prega, sono i massaggi thailandesi che faceva Luca a Bangkok. Siamo in commissione, eh? Cioè, non vorrei dare pubblicità a tutti dei miei viaggi a Bangkok.
Allora, attraverso convenzioni con ristoranti e spa e gli alberghi del municipio. Qui ci siamo. Dopodiché dovremmo andare sulla parte finale, ok? Sì. E a sollecitare il sindaco e... Vabbè, che ha levato? L'assessore che ha levato? Non ho capito che ha cassato qui. Boh, c'era forse una parola in più. Non lo so. Sindaco e assessore, capitone, ad attivare il sostegno e sostegno per... Ogni, vabbè, so, questo, vabbè, sono piccole cose. Per ogni tipologia, per ogni tipologia di turismo prevista presente nel territorio comunale. Allora, ragazzi, c'è una cosa. Io qua volevo fare un attimo un'osservazione da condividere con voi. Allora, secondo me il documento così com'è funziona, nel senso che abbiamo analizzato un po' quello che credevamo più giusto. Secondo me però è un pochino poco incisivo nel finale, mi spiego. Noi andiamo a mettere nelle premesse un pochino tutto, ma quando andiamo nell'impegna, secondo me invece rimaniamo di un generico che cioè troppo generico. A sollecitare il sindaco, all'assessore, l'azione di rilancio e di sostegno per la tipologia di turismo, per ogni tipologia prevista nel territorio, quale? Quelle che abbiamo messo nelle premesse, il turismo religioso, il turismo congressuale, il turismo museale, perché così noi non lo ripetiamo nell'impegno e non diamo nemmeno delle priorità. Quindi io credo che dovremmo sistemarlo meglio questa parte qua. Poi vabbè, rivolgere particolare attenzione al turismo lento e sostenibile, benissimo, ma quale? Quello che abbiamo messo noi in premessa, ad esempio con le aree protette o le riserve naturali, o perché non l'abbiamo messo, oppure dobbiamo mettere come indicato in premessa. Quindi ecco, io penso che dovremmo solo sistemare questa parte, per il resto secondo me funziona. Sì, pure secondo me qui bisogna dare un tocco di pragmaticità un pochino più sentita, perché noi andiamo super, ha ragione Massimiliano, noi andiamo super verticali sopra e poi rimaniamo un po' generici sui punti sotto, quindi secondo me qui qualcosa lo possiamo. Io infatti nel documento che ho modificato io poi con Adriano, tutte quelle premesse che avevamo messo sopra, io le avevo messe qua, nella parte in cui dicevo, sollecitavo, in quel caso impegnavo pure, c'era, il sindaco e l'assessore, e qui avevo messo tutto quello che noi invece abbiamo spostato nella parte sopra, considerato che l'avevo messo anche qui, perché lì avevamo lasciato generico e qui invece avevamo messo quella parte là. Poi è stata, quando l'avete fatta girare nei capigruppo, poi è stata modificata in questo senso qua. È rimasto più o meno quello che avevamo detto, però poi è stato No, spostato. Io quella versione non l'avevo vista proprio. Perché io l'avevo messo, l'avevo messa qui. Infatti, e se non le metti là, non c'è stato. Invece di sollecitare c'era di impegnare. Vabbè, qui possiamo decidere se lo ci deve impegnare, lo decidiamo noi. Però io l'avevo messa qua, l'avevo riportata qua. Però se vogliamo fare, possiamo dire come detto. Come sopradetto e sottolineato. Come sopradetto e come sì, sottolineato. Ecco, diciamo che così già è un'indicazione, ma è comunque un po' deboluccia, no? Allora mi chiedevo, volevamo fare un che ne so, parentesi, turismo religioso, turismo congressuale, turismo museale, turismo naturalistico, cioè almeno come in premessa, cioè come in premessa e tra parentesi, lo ripetiamo, no? Per ricordarlo che sono quelli i punti. Perché se no dovremmo, come avevate fatto, e io ripeto quella versione non l'ho vista, bisognerebbe rimetterlo tutto, solo che diventerebbe un impegno che è un papiro. Sì, enorme. Esatto. Va bene, quindi facciamo quanto sopra detto ed elencato, lo mettiamo tra parentesi. Lo metto sul primo punto? Eh sì. Dopo impegno, no? Sì, no, nel senso, a sollecitare il sindaco e l'assessore che viene ad attivare ogni azione di rilancio di sostegno per ogni tipologia di turismo prevista e presente nel territorio del municipio del cominciamo, sì, però cominciamo a chiamarlo come si chiama, municipio Roma 9 euro 9 euro
EUR, anche e soprattutto utilizzando le linee di intervento a sostegno della Regione Lazio, del MIT e soprattutto dell'ENIT. Beh, dopo il municipio io metterei quello che abbiamo appena detto, no? Lo mettiamo qua. No, aspetta, no, perché non un municipio, anche soprattutto, e poi mettiamo, e poi facciamo, c'è il punto, e poi dopo mettiamo quella parte là, possiamo prendere. Lo mettiamo come un punto a parte, dici? Sì, mettiamolo come un punto a parte. Già hai messo sollecitare, quindi solleciti due volte. No, sollecitare, punto, e poi mettiamo da capo, ma sempre attaccato a questo punto qua di sollecitare, mettiamo come punti sopra, come vogliamo, troviamo una frase. Cioè, ma alla fine di del periodo, alla fine del periodo? Sì, alla fine del periodo, quindi punto, soprattutto, no, dopo ENIT. No, sì, punto, però andiamo comunque da capo, senza andare con nessun punto nuovo, sì, andando però da capo, sì, in modo, perché sì, è un'altra cosa. E lì mettiamo, troviamo un attimino una parola per sintetizzare quello che abbiamo detto sopra. Però lo dovremmo mettere a sto punto su tipologia, ogni tipologia di turismo, e lì dovremmo aprire la parentesi allora. Eppure secondo me. Dove dici, sono in linea? Nella seconda riga. Cioè, capito, attivare ogni azione di rilancio e di sostegno per ogni tipologia qui di turismo. A sto punto, sopra, oppure sotto, vediamo, per ogni tipologia di turismo si intende, cioè, però mi sembra. No, se vediamo turismo, apri parentesi, rimetti tutti, no? Allora, abbiamo detto, apro parentesi. Allora, turismo. Se facciamo così, a sollecitare il sindaco e l'assessore capitalino ad attivare ogni azione di rilancio del nono municipio EUR, anche soprattutto utilizzando le linee guida, e poi mettiamo in modo da creare delle azioni e soprattutto poi partiamo utilizzando le linee. Scusate, chi è che sta modificando? Chi è che sta in questo momento modificando? No, io non sto modificando nulla, io non riesco neanche. C'è qualcuno, però, se me lo dice chi sta modificando, per cortesia, perché se no io faccio una cosa e poi vedo che le lettere scompaiono e riappaiono. C'è un utente. Forse ho toccato io la tastiera. Ok, perché c'è un utente dentro, forse. Allora, si è modificato un punto che credo 1, 2, 3 e il punto 4. Com'era il punto? Perché adesso riparte con ad incrementare eventuali app. Sì, app, sì. Con ulteriori percorsi al fine di incentivare il turismo di prossimità coinvolgendo. Quindi questo le pure, vabbè, questo lo vediamo dopo, però era un punto che dovevamo cambiare, le eventuali app, avevamo detto di metterlo generico. Sì. Allora, a sollecitare il sindaco e l'assessore di ogni azione di rilancio per ogni tipologia di turismo, secondo me rimane facile così, apro parentesi, sì, turismo congressuale, cioè congressuale, museale, religioso, naturalistico. Allora, congressuale, museale, naturalistico, religioso, enogastronomico. Enogastronomico e benessere e commerciale pure. Sì, mi sembra che ci siamo tutti. Sì. Congressuale, sì, museale, tutti. Naturalistico, religioso, enogastronomico, benessere, commerciale. Come sopra enunciato, come in premessa. Come in premessa. Virgola, come in premessa prevista e presente sul territorio bla bla bla. Ok. Al rivolge particolare attenzione al turismo lento e sostenibile in linea con l'agenda 2030 per promuovere le eccellenze editoriali inserendo il tema come ulteriore punto nelle fiere del settore ad iniziare. Ecco, per me va bene metterlo così, ma forse non sarà metterlo in modo per promuovere eccellenza, inserendo il tema come ulteriore punto alle fiere del settore veneziale, cioè questo Roma Travel Show, chi è che lo deve inserire, chi è che lo deve fare, bisogna prendere uno stand, cioè non l'ho capito questo punto.
Come ho capito, mi sembra questo qui sia un evento già programmato da anni, forse. Sì, sì. Show che ha una data. Io, per esempio, non lo conosco il Roma Traverso, cioè non ci sono mai stato. Nel senso, come lo pubblicizziamo? Il Comune di Roma si presenta in che maniera? Cioè, lo metterei come una cosa che se ci presentiamo con uno stand, no? Allora c'ha un senso dire che lo, altrimenti come, allora bisognerebbe rivolgere particolare attenzione al turismo lento e sostenibile in linea, posso? Per promuovere le eccellenze editoriali, possibilmente inserendo il tema come ulteriore punto nelle fiere, capito? Cioè lo darei però come tra le show è dentro la nuvola saranno, quindi all'interno della nuvola. Sì, sì, posso dire la... Aspetta, c'è Sotillo, consigliere. No, dicevo, il Roma al Traverso praticamente è un salone del turismo. E c'è stato anche l'anno scorso, però mi sa che è stato fatto a Palazzo dei Congressi. E praticamente è una serie di stand di tour operator che vanno in promozione del turismo. Ma c'è anche la promozione del turismo estero, cioè c'è lo stand del Giappone, cioè dei paesi africani, cioè eccetera eccetera, cioè proprio un salone come quello che fanno a Rho di Milano, no? Un po' come quello del Rho di Milano, diciamo. Sì, è un insieme di, è l'insieme degli operatori turistici che praticamente offrono e vendono sulla base di quello che fanno, cioè ci può andare anche il tour operator cinese che ti dice visita la Grande Muraglia. Quindi credo che l'idea di chi l'ha scritto è esserci anche noi dicendo con uno stand o qualcosa come Municipio 9, visitate anche noi, credo che sia questo. Sì, allora, sì, benissimo, però diviso in quattro macro aree il Travel Show, cioè un'area che è dedicata a agenzie di viaggio, specialisti dei viaggi, itinerari enogastronomici, parchi tematici, spa, term, cioè tutto quello che leisure che parlavamo prima. Un'altra area che è praticamente per i pacchetti turistici e un'altra area ancora per i tour operator, regioni, ambasciate, consolati e un'altra ancora per tutto il settore dei viaggi di nozze, ecco. Oh, benissimo, però rapportandolo a noi all'Impegna, cioè promuovere l'eccellenza editoriale come? Cioè dobbiamo prendere uno stand o non lo prendiamo? Cioè per pubblicizzare questa cosa ci dovrebbe essere qualcuno che ha uno stand del comune, del municipio. Allora è per questo che dico, cioè se riesce a fare, si può fare, perché se noi impegniamo qualcosa, lo dico da minoranza, a me. No, no, pure io mi sto ponendo. Cioè io dico, no, poi non l'avete fatto, avevamo detto che invece no, anche non perché avete partecipato. È il primo aprile, non è tanto in là. Esatto. Quindi... Allora, apposta dicevo di mettere in una maniera generico nel settore possibilmente inserendo mente. Possibilmente inserendo il tema bla bla bla. Se vi sì, va sì. Bene, se no. Sì. Perché immagino sì, che sì, no, meglio così. Occupati perché è il primo aprile, quindi è già tutto venduto, immagino lo spazio all'interno del. Uno scherzo. No, guarda, sicuramente qualcosa c'è perché purtroppo. E anche l'anno scorso sono rimasti degli stand vuoti, ma perché comunque il turismo, ne stiamo parlando, è colpito gravemente da questa crisi, perciò anche gli espositori non investono più di tanto perché materialmente non hanno proprio dove investire, tranne i pesci grossi, diciamo, chiamiamoli così, i grandi espositori o comunque tour operator e quant'altro. L'unica cosa che mi viene da pensare è ovviamente magari noi ci possiamo collocare nell'area dedicata delle regioni o comunque in quell'area dedicata a percorsi enogastronomici, parchi tematici, spa e terme, ma sarà pure da vedere, cioè se viene preso questo stand, chi va a fare la promozione, nel senso sicuramente... certo. Si deve dare sicuramente mandato a qualcuno esatto, che lavori in questo settore, cioè non è che possiamo mettere noi esatto. o i dipendenti comunali a fare esatto, cioè non è meglio che non ci andiamo. Deve racchiudere tutto, no? Quello che noi stiamo portando sul tavolo. Si deve dare mandato a un'agenzia che faccia una promozione in questo settore. Ci mandiamo culasso. A portare la posta. Massimiliano. Culasso perciò conosce il territorio meglio di chiunque noi. Questo è vero. Massimiliano, possiamo fare degli aggiustamenti grafici? Cioè, allora,
per esempio, soprattutto dell'ENIT c'è un punto, ci va il punto e virgola. Perché poi sono tutti punti e virgola, ma invece c'è un punto. Quando andiamo a capo, tra il trattino e A, inserire uno spazio. A rivolgere quello. Io c'è lo spazio dopo l'A, io li vedo. Ah, ok, io non ce l'ho, non lo vedo. Non e poi 1, 2, 3 aprile, c'è un trattino in più, si può togliere? Trattino dove? Ah sì, dopo il 3, cioè tra aprile e il 3. Ok. Ok, grazie. E poi c'è, allora, io c'ho di nuovo ad incrementare eventuali app. Che sta trattino spostato. Ok, fantastico. Non so perché si è spostato dopo il tocco di tastiera di Giulio, si è spostato. Vediamo se me lo... Lo sta facendo Giulio? Te lo stai spostando te, Giulio, per caso? Topo Ragno, sì, anonimo. Sto provando a metterla a posto, sì. Ok, Topo Ragno, se ci riesci. Topo Ragno? Sei indicato come Topo Ragno anonimo. Ma pensa a te. Ecco. Per chiudere il discorso, il discorso precedente. No, davvero, Presidente. Lo indica come utente anonimo chiamato Topo Ragno. Chiunque entra gli dà un soprannome. Di animale. Ah, tu sei leopardo anonimo, allora. Davvero? Presidente, okay. Possiamo... Ragazzi, no, questo è il brutto e il bello delle commissioni online. D'altronde, siamo pure efficienti poi alla fine, voglio dire. Giusto per chiudere il discorso... Modificare. No, sì, dimmi. Senti, Giulio, io dico che va bene così, pure se c'è un po' di spazio... Sti cavoli, insomma, poi magari sul computer, no, quando uno l'ha scaricato, riesce pure più facilmente. Da qui fare questo tipo di operazione sembra un po' più difficoltoso. Okay. Sì. Allora, di invece incrementare eventuali app, invece, come lo volevamo attento che hai evidenziato tutto. Ad incrementare eventuali app, allora, come l'avevamo messo sopra? Riprendiamo quella, avevamo messo. Così non lo vado a cercare, non mi muovo. Io non lo vedo più modificato. Presidente, no, io volevo solo aggiungere, considerate che l'anno scorso ha partecipato Zetema a questo Travel Show e Zetema Progetto Cultura. Perciò non so, ecco, se quest'anno loro replicheranno. Ripeto, è fatto molto, cioè, penso che sia un'arma un po' a doppio taglio, nel senso metterlo in questo documento. Perché comunque, sì, cioè, focalizzare tutte le nostre, come viene descritto, no? Focalizzare tutte le nostre eccellenze territoriali all'interno di questo Roma Travel Show va, secondo me, costruito bene. O abbiamo già dei riferimenti che possono, diciamo, aiutarci, perché, ripeto, va dall'azienda agricola piccoletta a trotta, per dire, come noleggio autobus, fino al grande operatore. Perciò non so, ecco, se noi a livello di realtà municipale, congiuntamente con il comune, abbiamo già qualcuno di riferimento che si possa fare carico di questo, oppure magari forse noi sì, ma per questo abbiamo messo la parola possibilmente, ragazzi, perfetto, non l'avevo sentito, lo proponiamo anche poiché c'è anche l'assessore Capitolino, che quindi sarà il portavoce poi in giunta capitolina, a meno se spera, noi questa cosa la possiamo porre tranquillamente e chiedere tranquillamente a lui. Se noi facessimo un'idea del genere, il comune cosa potrebbe fare per entrare, con quali mezzi, con quali risorse potrebbe poi andare a entrare, ma anche come comune di Roma, non solo come nono municipio, poi forse comune di Roma, e poi fare all'interno del comune di Roma una pubblicità generica un po' a tutti i municipi che vogliono poi partecipare all'interno. Quindi noi questa è una cosa che possiamo comunque chiedere all'assessore oggi in consiglio municipale. Quindi noi ci manteniamo un po' libere le mani, come si può dire. E poi, però, questo è un punto che potremmo chiedere comunque oggi
all'assessore. L'assessore, lei cosa pensa? Si potrebbe fare una cosa del genere? Il comune potrebbe impegnare risorse? Potrebbe fare una cosa del genere per entrare già a stretto raggio all'interno di una fiera di settore del turismo per rilanciare, visto che noi stiamo parlando di problematiche? Io penso che prima si entri si crea una progettualità per rientrare, per dare sostegno a questo settore, è meglio è. Però logicamente noi come municipio non penso che abbiamo né la forza né le capacità per fare noi impegnarci in prima persona con entrare nello stand e andare in questa fiera e parlare del nono municipio. Penso che questa cosa debba fare il comune e casomai nello stand del comune mettere un po' quello che i vari municipi e le tipicità dei vari municipi. Quindi questa è una cosa che possiamo chiedere sicuramente all'assessore. Sì, perché io riporto in commissione scuola e cultura, abbiamo fatto un'audizione con il dottor De Pascale e alla mia domanda, per esempio, chi si incarica di perché ha fatto anche uno excursus sul turismo, anche se non era pertinente alla nostra commissione in quella sede, ma alla mia domanda se c'era qualcuno, diciamo, all'interno dei nostri uffici o quant'altro che organizza per esempio le promozioni di eventi o quant'altro, comunque la stessa grafica, mi ha detto di no. Perciò ecco, siamo profondamente orfani anche da questo punto di vista, no? Sull'aspetto promozione e creazione della promozione. Allora c'è una cosa, allora, ritrovate il punto. Sì. Allora, avrei messo così, ad incrementare i canali di diffusione in uso ed eventuali app. Andare sì. Così? Sì. O come app, o come le app. Nel senso, abbiamo messo i canali di diffusione in uso prima nelle premesse, no? Cioè, sì, sì. Uno può fare l'uno o l'altro, insomma. Quello, si sceglie qual è il mezzo che può andare o eventuali app. Sì, sì, meglio così. Eventuali app. Con ulteriori percorsi a fine di incentivare il turismo di prossimità coinvolgendo le strutture alberghiere e le istituzioni nel settore. Altresì verificare... A voi... Altresì verificare i lavori e fare il possibile per arrivare ad un'apertura dell'acquario del laghetto dell'Ero che, oltre a una nuova occupazione lavorativa sul nostro territorio, andrà a generare nuovi e consistenti flussi turistici. Beh, questa del laghetto dell'Ero è sicuramente una cosa da seguire, importante, perché l'abbiamo scritto, insomma, sia a livello turistico, lavorativo. Sì, capire dove si è incagliata la situazione. Sì, perché, sì. Perché al momento noi non abbiamo notizie più di quello che è. Allora, poi c'era, scusate, lo sto sistemando perché niente, mannaggia. Ok, ad attivare ogni azione di supporto anche attraverso la creazione di una unità municipale preposta, ufficio del turismo, già prevista e pure attraverso un ODG del Consiglio Municipale Roma 9 EUR, approvato all'unanimità dell'ultimo bilancio di previsione nel mese di dicembre. Sì. Allora, una cosa, ma già c'era. Vai, Massimiliano. Dopo no, dimmi. No, una cosa, questo effettivamente l'abbiamo votato anche a bilancio all'unanimità, quindi tutti colpevoli. Ma l'ufficio del turismo già esiste. Ma era sì, ufficio Europa. Infatti questo era ufficio Europa, era lo stesso? No, solo no, era proprio è sottodimensionato, questo sì. Però preso l'ODG e abbiamo votato invita ed impegna il Presidente e la Giunta a valutare l'opportunità di istituire un capitolo di spesa per la creazione dell'Ufficio del Turismo, ad attivare le azioni previste in sinergia con Roma Capitale, lo SPA e gli enti preposti e richiedere i fondi necessari per promuovere e organizzare azioni propositive per le attività economiche del nostro territorio durante gli eventi. Ma esiste già, è l'Ufficio Cultura e Turismo di De Pascale. Cioè, forse possiamo potenziarlo, ma... Cioè, è come se scriviamo a istituire la commissione commercio, turismo, già esiste. Scusa Luca, perché a me sta cosa mi è sfuggita, non era l'ufficio Europa, cioè c'ha anche il turismo come delega, tra virgolette? No. Siamo sicuri allora, al 100%? Ufficio, cultura e turismo. E allora basta, se è così, se è proprio definito così, basta.
a potenziare allora. Sto sul quindi sito di Roma Capitale. No, guarda che l'ufficio turismo non esiste nel nostro municipio. Ragazzi, vi giro il link sulla chat. Ufficio e contatti Pio De Pascale. No, allora, quello è ufficio sport e cultura, non è turismo. Vi giro il link. Allora, scusate se mi permetto, ma lavorando nello stesso ambiente, il dottor De Pascale è responsabile dell'ufficio cultura e turismo. Con lui lavorano Valeria Valentini e Claudia Sole. E allora è così. Il servizio è suddiviso in varie diciture, cioè cultura, turismo e sport. Però lo specifico ufficio cultura e turismo è responsabile Paolo De Pascale, che viene spesso in commissione. E l'altra settimana non si è potuto collegare, ho mandato una mail al presidente allora non c'è il centro di costo sul turismo, perdonatemi. Dottoressa, dottoressa Mattioli, la ringrazio da parte di un consigliere presidente inesperto che conosce poco il municipio. No, per carità, lei sta dicendo giusto. No, non c'è il centro di costo allora. Turismo. No, allora noi questo vedremo un attimino se c'è centro di costo o non c'è centro di costo, però noi qui in questo caso allora è inutile. Io ho messo a potenziare l'unità municipale preposta. E dare nuove risorse, più risorse, questo sicuramente. Quindi togliere alla creazione e quindi mettere... A potenziare l'unità municipale preposta, ufficio turismo. Esatto. Oh, c'era una cosa, l'ho fatto presente anche al presidente quando è uscito. Allora, quando noi parliamo del video, il video che ha girato, no? Sul municipio, che secondo me è carino, ma potevano essere anche, diciamo, inserite anche altre realtà, diciamo, più periferiche, più naturalistiche nel video. Una cosa ha stonato in quel video, che c'è scritto Municipio 9, e lo ripeto, il municipio nostro si chiama Municipio Roma 9 Eur. Quindi chiamarlo e mettere lì Municipio 9 è un errore ed è qualcosa di anonimo. Cioè, se io sto a Firenze e mi leggo sta cosa, se leggo Municipio Roma 9 Eur forse capisco. Se leggo Municipio 9 me lo devo andare a cercare. Però questo ormai è andato, magari per il futuro bisogna fare attenzione. Infatti tante altre municipalità hanno, altre città hanno municipalità, quindi infatti se fa ricerca 9 esce anche Milano come esce anche Napoli. No, invece no, volevo tornare un attimino. Scusami Presidente, posso dirti? Sì, mi dica consigliere. No, allora, ho appena aperto il link del comune ed era come dicevo io, c'è solo nella denominazione Ufficio Cultura e Turismo. Se voi andate nel sito del nostro municipio, ed è semplice, vi leggo testualmente, Ufficio Cultura e Turismo, competenze, cultura, non so se sono stato chiaro, l'ufficio promuove e organizza iniziative culturali di spettacolo e ne predispone le procedure amministrative necessarie, cura l'aggiornamento dell'albo delle associazioni culturali municipali, svolge azioni di coordinamento per azioni culturali e turistiche. Ma se vai nelle competenze... No, non c'è scritto così, però c'è scritto svolge... Ma perché dobbiamo sempre imbrogliare? C'è scritto svolge azioni di coordinamento per le azioni turistiche avviate nel territorio. Luca, devi leggere competenze. Le competenze culturali turistiche, non so se è chiaro, non di turismo, che è una cosa diversa. Turismo congressuale è una cosa che non c'entra niente con la cultura. È varie. Presidente, grazie. Va bene, solo un attimino. Allora, consigliere, un attimino, riprendiamo un attimino il... Vabbè, approfonditelo magari meglio, allora, perché tanto c'è il consiglio. Assolutamente, approfondito. Però abbiamo mandato Francesca Romanavecchio a parlare con De Pascale, che ha detto che lui ha necessità di risorse maggiori per la promozione turistica del territorio. Cioè, quindi loro sono, e la dottoressa Mattioli magari può confermarcelo, cioè loro lavorano sul turismo, perché il sito dice esattamente svolge azioni di coordinamento per le iniziative turistiche avviate nel territorio.
Adesso, consiglieri, traducetemi voi questa frase, cioè l'ufficio, ripeto, abbiamo fatto la cavolata tutti votando l'ordine del giorno, io l'ho votato favorevole, però l'ufficio all'atto pratico c'è già, unito alla cultura, sotto le competenze della cultura, poi gli uffici ci diano una certificazione su ciò, ma mi sembra abbastanza evidente e chiaro. Va bene, allora un attimino, allora prenderemo... Ragazzi, scusa, una cosa, presidente... Scusami, io adesso questo testo in giro il link o faccio un copia e incolla del testo adesso lo mando a no, chi no, dire fai, voi? Fai un copia e incolla perché sennò poi dopo a fine qualcun altro lo può modificare ancora, invece noi salvaguardiamo questo qua in modo che noi abbiamo quello definitivo. Te lo mando a te? Se ci stanno possibilità di modificarlo, come ci siamo accorti che è possibile da alcuni, io penso che sia meglio salvaguardarlo, quindi lo copiamo e lo inviamo a tutti i consiglieri della commissione. Allora guarda, io ho copiato il testo, dimmi a chi lo devo inviare. Invialo alla mia mail, io la giro. ODG, lo mando anche agli uffici? Sì, puoi mandarlo anche agli uffici. Allora dimmi qual è la tua mail, scusami. Allora, grazioli.g@icloud.com. Grazioli.g fa ride comunque. Non facciamo battute. Grazioli.g@icloud.com. iCloud. Sarebbe icloud.com. Sì. Sì. Perché poi un'altra cosa. E lo mando pure a Maria? Sì. Sì, lo può mandare anche a Maria così. Ok. Ormai impegno lei. Ditemi se lo vedete bene, se si vede bene la formattazione, tutto quanto. Sì. Inviato. Allora, invece per tornare al punto, allora, mi impegnerò come presidente a vedere un attimino con De Pascale se è un turismo distaccato, quindi che può rientrare tutte le categorie turistiche, oppure un turismo che invece è prettamente culturale, ma sicuramente il turismo in generale, e vediamo anche un attimino, sì, che hanno bisogno di risorse, ma capire anche quali figure servono, perché se prendiamo degli impiegati che poi non è che ne capiscano un granché di turismo, forse facciamo anche un danno. Quindi infatti ne parlavamo in commissione personale, bilancio, patrimonio e personale, in cui noi faremo come commissione una ricognizione negli uffici, capendo le figure, ma capendo anche le varie professionalità che servono, perché sennò se prendiamo e chiediamo poi delle personalità che all'interno di quell'ufficio poi alla fine vanno solo a coprire e fare numero, ma non hanno i profili idonei per fare poi il lavoro che devono fare, poi diventa anche un attimino un boomerang, cioè abbiamo le risorse, abbiamo i numeri, ma poi non abbiamo le competenze. Quindi come commissione personale stiamo facendo anche questo, quindi domani vedremo un po' un attimino i risultati che abbiamo domandato al presidente su questo. Quindi in base a quello mi posso collegare anch'io e chiedere questo ufficio turismo come funziona e chiedere altro. Per quanto riguarda... Sì, comunque l'ordine del giorno è attinente, perché chiedeva più risorse economiche e la creazione... Si chiedeva risorse in realtà, se non solo la creazione dell'ufficio. Quindi più risorse, sicuramente ne servono più risorse, perché anche perché se vogliamo dare un input, un impulso nuovo a questo settore in crisi, se non mettiamo le risorse, non mettiamo nulla. Se non mettiamo le risorse, non mettiamo nulla, non facciamo nulla di nuovo. Quindi su questo, allora, all'ordine del giorno, direi, se non ci sono altri problemi che qualche consigliere voglia portare ulteriori modifiche, voglia fare altro, io penso che sia Presidente Grazioli, si arrabbia. Sì? Sì? Solo una cosa che secondo me dobbiamo correggere ancora su quel documento. Sì, vabbè, a me figuriamoci, siamo qua per questo, ci arrabbiamo. Allora, noi abbiamo messo 2 tour turistici, 2 tour tematici, 3 tour siti archeologici, 3 siti, 2 percorsi ecclesiastici. In realtà no, la parola ecclesiastico non significa religioso. Identifica, cioè, la persona, identifica l'uomo. Gli ecclesiastici sono le figure religiose. Cioè, scusate, sarebbe l'uomo religioso. Senti, ma leviamo questi numeri. Leviamo anche questi numeri a sto punto. Bravo. I numeri vanno male. Sì. Dai, leviamo i numeri e li sto togliendo, poi te lo rimando. Sì, non so perché se sono accaniti a mettere i numeri, io non l'avevo messa. Allora, percorsi religiosi. No, che poi, scusa, questo percorso della Basilica delle Tre Fontane, Basilica San Paolo, Pietro e Paolo, invece manca proprio il Divino Amore, nemmeno mi era accorto. È fatto, sì. Percorsi, che è il primo, insomma.
percorsi religiosi. Allora, vedi che ci sfugge sempre qualcosa. Ok. Va bene, allora lo salvo e lo rimando. Sì, grazie. O almeno vediamo se c'è qualche altra cosa. Pure sto un percorso. Ma su quel punto dell'ufficio turismo, come abbiamo? Perché secondo me... Che è rimasto così per adesso, Luca. Cioè, è rimasto potenziamento. Cioè, ad attivare ogni azione di supporto... No, no, per potenziamento, potenziare. C'è scritto potenziare l'unità municipale preposta, ufficio del turismo. Ah, perfetto. Dico, se non ci sono altre cose, lo rimando. Qualcun altro ha delle osservazioni, così lo chiudiamo un attimino. Tanto non dobbiamo votare, no? Cioè, dobbiamo solo dire che va bene, lo portiamo solo, oggi. Ok, per me va bene. Esatto. Sì, infatti, questa. Allora, per me, ragazzi, va bene. Se ci sono altre osservazioni, ditemi voi, se no copio e incollo. Per me va bene. Allora, va bene, consigliere, dai. Consigliere Iulis, va bene. Sì. Facciamo una copia, così la invia anche all'altro. Allora, Maria, se ci hai sentito, sì. Non prendere in considerazione quello di prima... Ok, ci ho sentito tutto ovviamente. Ci metto invio numero 2. Perfetto. Ma il primo non mi era stato inviato. Eh? La prima bozza, chiamiamola bozza, non mi era stato inviato. No, l'avevo mandato. Ah, cioè, però il mio ti è arrivato poco fa. Tu aspetta, che quarto sia quello qui? Ma se okay. Mi hanno... Ok, quella cancella che ne sto a mandare un'altra. Allora, elimino, ok. Allora, fammi un attimo qui, okay. Rientro. Scusate, dimmi, ve lo mando anche a voi, ditemelo, tanto sto a fare... Luca, te lo mando, ve lo mando a voi della commissione, se mi dite al volo... Sì, se c'hai le mail tutte, sì. Beh, vediamo se... Allora... Io ho bedoni.luca@gmail.com o luca.bedoni@comune.roma.it. Dimmi quella più corta. Bedoni.luca, com'è? bedoni.luca@gmail.com. Ok, mi è apparsa. Giulio mi dovrebbe apparire. Giulio. G corrente di NIT. Vabbè. Sì, va bene, va bene, va bene, okay. Ma tanto ce l'ho su Google, ce l'ho sul Drive. Ah, giusto, tu eri quello, il topo, com'era, topo ragno. Topo Gigio. Lo manda a qualcun altro, ragazzi, ditemi voi. Adriano, vediamo se c'ho... Adriano. Guarda, dato che ci ha lavorato Massimiliano, io ci metterei anche Carla Canale. Sì, ma mandaglielo pure a lei. Cioè. Allora, facciamo una cosa, lo mando a voi... glielo mando al presidente di commissione, lo giri tu che l'abbiamo fatto, dai, ok, se no faccio una cosa, diciamo, chi ti ha detto, meglio è uscito dalla commissione, ci pensi tu, va bene? Sì, ok, dai. Ok, inviato. Ok, ditemi se è arrivato. Allora. Controllo che ci siano quelle modifiche. Sì, aspetto solo. Dagli questo qua, inizia a darle mappe. No, tutti e due, che quelli sono i due piani. Di che sono i piani e sono identificati quelli che non vanno. Aspetta un attimo, a mutare. Allora. Ok, la normale amministrazione. Allora, l'ho inviata, le correzioni ci stanno, quindi ditemi voi. Sì, a me è arrivata. L'ha inviata per... Poi Adriano la rigira al presidente di commissione,
Ma io ce l'ho, ce l'ho. No, no, dico ad Adriano. Sì, no, dico ad Adriano. Sì, sì, ma gliela giro io ad Adriano. Adriano, inviata. Su, per email me l'hai mandata per... Su mail, su mail. Se la vuoi pure su WhatsApp, la manda pure su WhatsApp. No, no, su email, va bene. Ok, l'ho inviata allora. Sulla tua, Sì. Allora. Allora, quindi, quindi visto che non ci sono ulteriori modifiche da fare al, a questo ordine del giorno che abbiamo analizzato in commissione, direi di passare al punto 3 e chiedo quindi agli uffici se c'era... A me non hanno girato nessuna posta, quindi penso che non ci sia nulla in ingresso, esatto? No, non c'è nulla, quindi la verità non c'è. Sì, 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 no, ma infatti ma ho visto che caso mi è arrivato qualcosa oggi. Varie ed eventuali, se qualche consigliere ha delle proposte da porre alla commissione, lo può fare, chiede la parola e ne discutiamo. Guarda, Giuseppe, tra le varie ed eventuali, io inserirei l'email che è arrivata adesso dal direttore Guastella, richiama il regolamento, visto che siamo quasi tutti i capigruppo qui presenti, se lo vogliamo leggere. Io non l'ho avuta questa qui, richiamata. È arrivata in questo momento, Ixtantibus Rebus, in questo momento. Aspetta, mi vedo pure nel sito del comune. Nell'email. Su quella istituzionale è arrivata? No, no, nella mia personale. È arrivata da... Ma l'hai mandata tu? Me l'hai mandata adesso a me? No, a me è arrivata dal direttore Guastella. No, a me non è arrivata nulla. A me non è arrivato nulla. Neanche su quella del comune. Non è arrivato nulla su nessuna mail. Credo sia arrivata inviata soltanto ai capigruppo. Ah, ok, ok. No, a me è arrivata solo pedalata una città per le persone. No, no. Siccome un richiamo al rispetto del regolamento, mi sembra giusto comunque, visto che ci sono molti capigruppo in questa commissione. Sì, se vogliamo fare solo un accenno, perché poi noi non avendo il regolamento c'è la commissione quinta, il cambio dei regolamenti, quindi se vogliamo discuterne, ma penso che non abbiamo attinenza noi, se vogliamo solo enunciare, visto che ti è arrivata, ci fai capire cos'è, però penso una discussione... Non è che possiamo prendere una discussione. No, la stavo leggendo adesso. No, la volevo prendere per okay. Eventuale. Magari ci potrebbe essere qualcosa che riferita anche a questa commissione, per questo stavo leggendo. Sì, comunque, soprattutto leggiamola un attimo, vediamo che dice. In riferimento all'oggetto mi corre obbligo in via prioritaria precisare che nella qualità di direttore apicale del municipio sono preposto alla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentarie. Va bene, pertanto senza orientare nel merito di scelte politiche assunte da diversi gruppi durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio, ritengo doveroso ribadire l'osservanza da parte di tutti le norme statutarie e regolamentari, nel prendere atto di alcune criticità evidenziate dal capigruppo consigliare Cerisola, quindi ha continuato in particolare rammento che la convocazione del Consiglio richiede da parte degli uffici il compimento di una serie di adempimenti che non si inseriscono nella mera protocollazione, ma comprendono l'invio degli atti, ordine del giorno, la pubblicazione sul sistema SICEP, deliberazione degli atti, l'invio all'ufficio redazioni web. Pertanto chiedo di inviare la convocazione del Consiglio con congruo anticipo e questo va bene. Poi, inoltre, forse ci riguarda di più, invito tutti i consiglieri e assessori rispetto dei tempi degli interventi stabiliti dal regolamento municipale eventualmente decisi in conferenza capigruppo, in ottica di un sereno e costruttivo dibattito. In merito alla partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio, rammento che la stessa è ampiamente garantita nelle sedute anche attraverso la diretta streaming, che quindi è nella convocazione. Vabbè, no, questo qui è molto... Vabbè, trovo anche questa mail un po' un attimino inutile, onestamente. Cioè, questa è un'analisi politica, trovo inutile che un direttore apicale faccia un richiamo a noi del regolamento, quando noi lo dobbiamo sapere tutti e quindi agiamo nel regolamento, quindi mi sembra anche un'ingerenza. No, è che però c'era una cosa che era stato fatto, questa è una risposta, da quello che leggo, al consigliere Cerisola, quindi erano stati fatti, sì, naturalmente sono state fatte delle domande e il direttore deve rispondere e quindi ha risposto. Ah, vabbè, ha risposto dando anche a noi alla risposta, vabbè. Sì. Vabbè, io trovo anche sempre un po' pesante che l'amministrazione richiami noi a delle cose che noi dovremmo sapere e quindi agire di conseguenza poi in autotutela nostra all'interno del Consiglio Municipale. Quindi posso specificare perché anche... è più facile? Sì. Dimmi, sì, c'è stata, per chiarezza, perché tramite il protocollo può non essere arrivata a tutti.
tutti, ne abbiamo discusso in capigruppo, c'è stata una lettera del consigliere Cerisola con vari richiami e regolamenti per eventi accaduti durante il consiglio dell'11-1-2022. In capigruppo diciamo che avevamo discusso il ritiro di questa, evidentemente per tempistiche o problematiche o non so dirvi, il direttore Guastella ha risposto a Cerisola sulla questione dei richiami al regolamento che facevano lo specifico riferimento alla gestione poi mia dell'aula in quella data. Quindi per cui quella è una risposta della richiesta di Cerisola sui regolamenti. Per Vabbè. Consigliere Burgio, possiamo magari dargli lettura in capigruppo volendo. Sì, casomai nella discussione in capigruppo, poi casomai, visto riguarda anche, sì, fatene in capogruppo questa cosa qui. Allora, invece tornando alla nostra commissione, invece volevo sapere dai consiglieri se c'erano delle proposte nelle varie eventuali, oppure possiamo anche chiudere poi a breve la commissione. Io volevo fare solo un rimando, allora, poiché è arrivata questa commissione tematica, quindi abbiamo un po' fermato quella che era la nostra azione della commissione, quello che erano i nostri obiettivi che vogliamo portare avanti. Quindi noi sicuramente la prossima commissione sarà una commissione prettamente dedicata, perché utilizzeremo questo sistema che fosse anche un po' più semplice, prettamente dedicata alla parte, perché oggi abbiamo parlato del turismo e quindi abbiamo anche un consiglio municipale tematico, invece la prossima commissione la dedicherei invece allo sport e poi quell'altra successiva invece al commercio, in modo da dare una linea precisa alla commissione. Quindi volevo prendere anche in considerazione, e questo ve lo farò sapere entro venerdì sicuramente, di fare questa commissione come ha proposto il consigliere Iulis e come io ho accolto in maniera favorevole, di farla anche itinerante, sperando che il tempo, non lo so, vediamo anche un po' un attimino sulle app, vediamo anche un attimino il tempo se lo permette, di andare almeno sui due luoghi, in cui c'è una fase di degrado della situazione dell'abbandono degli impianti sportivi. Quindi vorrei andare a Fonte Laurentina assolutamente, già ieri ho fatto anche un sopralluogo un attimino con il consigliere Burgio per dare un po' un'occhiata alla situazione del parco, ma a me quello che riguarda era il Palafidarco. E sono andato anche un po' a vedere, perché sono anche nella commissione patrimonio, i casali che stanno lì, che sono chiusi e quindi possono essere anche oggetto poi di occupazione. E poi vorrei fare il passaggio a via Mendoza per capire un po' la situazione di via Mendoza. Vicino a via Mendoza c'è un'altra struttura che, Adriano, non è quella che abbiamo visto ieri, no, che è ancora sotto proprio al lifo dove sta l'area di parcheggio, si scende, che addirittura è una struttura comunale sportiva, un impianto sportivo, non lo so se gli altri consiglieri la conoscono, quindi ci possono anche dare una mano nella localizzazione migliore, ma l'assessore l'ha visionata, è addirittura occupata, quindi occupata dall'etnia Rom, quindi occupata dai Rom, e quindi sarebbe bene un attimino visionarla, e quindi volevo proporre per la prossima volta, se il tempo ce lo permette, di fare questo consiglio itinerante, quindi almeno toccare le due, decidiamo se andare a via Mendoza lì e poi a Fonte Meravigliosa, decidiamo un po' questa modalità, in modo che i consiglieri andiamo sul luogo e ne discutiamo sul luogo. Per un consiglio o commissione, dicevi? La commissione. Volevo dare solo un attimino degli accorgimenti ai consiglieri, di non purtroppo non divulgare troppo anche ai comitati di quartiere o alle varie associazioni presenti nel territorio, perché sennò diventa poi un uscire fuori dal tema, per niente ci portano altre richieste, altre iniziative che sì saranno importanti, però in quel momento non riguardano noi, che noi vogliamo solo prendere atto della situazione dei luoghi e fare poi in modo da creare all'interno della commissione una mozione da portare poi in municipio e poi a sua volta di portare poi in assemblea capitolina alle commissioni competenti, quindi patrimonio e quella dello sport,
per far sì che ci sia una risoluzione immediata di questa situazione, perché abbiamo sul territorio fame di spazi, cioè ci sono associazioni che richiedono spazi e possibilità di utilizzare strutture, e noi abbiamo delle strutture abbandonate semplicemente perché è il patrimonio che ne ha competenza e il patrimonio non prende decisioni se non l'abbandono, non fa bandi, non fa nulla. Ci sono associazioni che gestiscono beni da oltre 40 anni senza che, sempre in proroga. Questa è un'altra cosa che per me è inammissibile. Sì, pagheranno l'affitto, saranno anche puntuali nell'affitto, ma non è più un bando fatto 40 anni fa, non è più un bando attuale. Cambierebbero anche i parametri economici. Non possiamo permettere di tenere strutture in mano ad associazioni o a società che pagano dei canoni irrisori in una situazione invece economica cambiata negli ultimi 40 anni. Quindi si deve vedere anche un attimino gli investimenti che hanno fatto all'interno, se hanno fatto investimenti, hanno portato delle migliorie, cosa è successo nel frattempo nei 40 anni, perché purtroppo così funzionano. Io ho avuto modo di andare al patrimonio, ma in realtà il patrimonio funziona così: ti pagano il canone, loro sono contenti e ciao a tutti, cioè non gli fanno bandi, non se ne accorgono se i bandi sono scaduti e quindi si va un po' alla rinfusa. Quindi questo penso che sia un compito nostro, sul nostro territorio almeno, che riguarda noi, tutto quello che riguarda il Comune di Roma, quindi anche il patrimonio, di prendere fermezza di quello che succede, capire quali sono le problematiche, andare al patrimonio e parlare con gli uffici competenti per sbloccare queste problematiche, perché sennò è inammissibile. Sennò noi abbiamo una commissione sport, la nostra commissione, ma abbiamo anche un assessore competente in questo, che in realtà deve gestire solo una struttura, che mi sembra sia quella del Padillo, o non so se borderline è anche quella di qual è il campo di calcio là che sta a Tor dei Cenci, forse, o una palestra o la piscina di Vitigna, forse sono di borderline nostre competenze. Quindi veramente parliamo di poco, quando invece sul territorio abbiamo una miriade, ma forse ne avrò contato una settantina solo di opere grosse che appartengono al dipartimento, e quasi un terzo di queste sono abbandonate e alcune, anche se utilizzate, sono veramente in condizioni fatiscenti. Quindi andrebbero un attimino capito cosa è successo nel frattempo e vedere come rimediare, perché se un bene poi lo diamo a un'associazione, questa associazione non apporta migliorie, non apporta nulla negli anni, ma la degrada, questo è anche un danno economico enorme che noi portiamo, perché poi quando ci rimediamo... Scusa Giuseppe, perdonami. Sì. Perdonami, no, non ho capito qual è la struttura, perché t'ho perso un attimo, non ho capito bene. No, non avevo capito di quale struttura... in generale, no? Sì. Specifica. No, però parlava anche quella dell'arco, soprattutto, quella del tiro con l'arco. No, quello avevo sentito. Ci sono delle strutture sul territorio che, date ad associazioni, poi sono state non fatte migliorie che qui sono state richieste dai bandi, oppure non hanno avuto forza, problematiche. Questi anni posso anche capire, in questi ultimi 2 o 3 anni, però se sono fatiscenti significa che qualcosa è iniziato prima della pandemia, che non sono state fatte migliorie. Quindi capire anche un attimino, perché se noi ci restituiscono una struttura degradata, distrutta, praticamente distrutta, è anche un danno economico che noi facciamo ai contribuenti, perché quelli sono soldi dei contribuenti, sono soldi nostri, soldi dei nostri cittadini. Quindi dobbiamo stare attenti anche a monitorare quello che è in uso e che venga utilizzato, anche nel rispetto di quello che è il bando, perché alcuni negli anni hanno modificato strutturalmente la loro finalità da bando, cioè ci sono campi da padel ormai ovunque, ma questo è pure da capire un po' un attimino cosa è successo nel frattempo, perché se erano state date per strutture sportive inerenti a delle cose, poi se sono aggiunte altre, si deve capire anche se poi è stato modificato il trattato tra l'amministrazione e l'associazione che ha preso queste strutture. Tanti hanno fatto anche degli abusi interni, quindi è anche da visionare con la polizia municipale e cercare di capire la situazione attuale del patrimonio sportivo sul nostro territorio. Con questo io ho finito, se qualche consigliere deve dire qualcosa può replicare o può dire la sua idea, e poi possiamo anche chiudere per me la commissione. Guarda Giuseppe, io sono veramente d'accordo di fare una commissione itinerante. Ci sono delle
delle cose, delle situazioni gravi, ma delle cose veramente clamorosamente gravi. Tiro con l'arco, Mendoza, lei elencate tu, quindi assolutamente sarebbe interessante fare dei rilievi sul territorio e verificare queste condizioni e poi sollecitare appunto il patrimonio, il comune, perché vengano riviste queste concessioni o vengano di nuovo, vengono creati dei bandi a appunto associazioni che si facciano carico di ridare dignità a questi luoghi. Abbiamo visto insieme il parco di Fonte Laurentina che gira intorno alla struttura del tiro con l'arco, è veramente una vergogna. Quindi sì, ok, alle commissioni itineranti. Cioè, è una vergogna anche che c'è una, anche una, c'è una, c'è una, c'è una vigilanza privata e il parco comunque viene utilizzato da tutti in maniera tranquilla, quindi non capisco neanche perché pagare una vigilanza privata quando tutti possono entrare e fare quello che vogliono all'interno senza essere minimamente richiamati. Io e il consigliere abbiamo girato, un altro po' scavalcavamo pure il cancello Palafidarco, ma nessuno si è mai avvicinato a dire a noi ma chi siete, cosa state facendo in questa parte della zona, visto che anche Recintata è chiusa e c'è una volante interna di una polizia privata, dei vigili, quindi la polizia privata che dovrebbe controllare e far sì che ciò non avvenga, e anche controllare un po' un attimino l'utilizzo dei campi. Ci sono, la sera ci sono tutti i ragazzini che giocano in quei campi in cui non c'è più la sicurezza, penso, quindi pagare anche un qualcosa che poi non serve da deterrente a ulteriori vandalismi e anche all'utilizzo improprio di strutture che sono strutture pubbliche, ripeto, quella è tutta roba pubblica che è stata fatta sì dal consorzio ma adesso è in carico al comune, quindi è strutture che riguardano e entrano nella nostra competenza, avere un utilizzo così, così fatto, non regolamentato, mi sembra anche un attimino pericoloso, perché vorrei mai che un ragazzino nell'entrare nella rete, che ha tagliato la rete, se faccia male, o che una rete o un palo del campo di calcetto gli cada in testa, non so dove andiamo a finire tutti quanti, su quanti giornali e anche cronache nazionali andiamo a finire. Quindi io penso che oltre ad avere un problema, un danno economico da mancati introiti, da degradazione delle strutture, così avremo anche dei problemi di sicurezza e che... preghiamo Dio non succeda mai, ma se succede qualcosa veramente ne usciamo male, anche come giunta. Quindi questo era il mio richiamo un attimino alla prossima commissione. Allora, se non si prenota nessun consigliere, io direi di chiudere la commissione, quindi possiamo dire che la commissione chiudiamo alle 10:45. Perfetto, interrompo la registrazione e buona giornata.